Prima di ogni cosa, buonasera. Buona pace e buona Pasqua a tutti. Allora, questa sera stavo dicendo ai ragazzi che stanno qui dietro che quasi quasi San Vito ha vinto una scommessa. La scommessa è quella di proporci dopo 9 anni in uno spettacolo serio e religioso, è una rappresentazione sacra. Per cui adesso sapete più o meno come si svolge il tutto, però voglio rinfrescare un attimino la memoria per quelli che non l'hanno visto le altre volte. Allora, noi partiamo da qui per fare la sfilata. Dopo l'episodio dell'ultima cena ci porteremo verso il monumento ai caduti, dove ci sarà l'orto degli ulivi, per cui tutto il pubblico poi è pregato, una volta finita la scena, di prendere il corso principale e recarsi in quella zona. Dopo aver fatto l'orto degli ulivi, in processione, in sfilata, perché poi Gesù è arrestato, arriveremo in piazza dove si svolgerà l'episodio del Sinedrio, di Erode, di Pilato, eccetera. Dopodiché, per la Via Crucis, facciamo il primo tratto di Via Ciampagnolo e facciamo la prima salita coi gradini. Non usciamo a Via del Macello, usciamo prima. Per cui prendere poi Corso Trento e Trieste e farlo tutto quanto fino al Belvedere, dove ci sarà la crocifissione. Questo è quello. La cosa che voglio dirvi è questo, è molto semplicemente. Non è uno spettacolo di divertimento e noi ci abbiamo messo tanta buona volontà. Il ringraziamento che facciamo è un po' a tutti quanti i cittadini di San Vito che ci hanno aiutato per fare questo spettacolo. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale che ha messo a disposizione tutto quello che gli abbiamo chiesto e un saluto particolare, un abbraccio fortissimo va a tutte le nostre famiglie che ci hanno permesso queste sere di stare fuori per provare e per fare questo piccolo spettacolo. E credo che un abbraccio più forte vada proprio ai nostri cari che ci hanno perso in questi giorni. Per il momento vi do il buon divertimento, tra virgolette divertimento, e ci vediamo magari poi alla fine di tutto lo spettacolo. Grazie. Sono mosso per primo. Ah sì? Ma perché non ti sei mosso prima anche per venire a preparare la cena? Su via Pietro, è solo pedito un precetto. Anzi, il maggiore tra voi in dignità divenga come il fanciullo più giovane e chi comanda si comporti come il servo di tutti. Infatti, chi è maggiore? Colui che ha adagiato a mensa o colui che serve? Non forse l'ha adagiato a mensa? Io, invece, non mi insegno così. Sono sempre rimasto in mezzo a voi come colui che serve. E se voi mi seguirete di qua, avrete di là i primi posti. Ah,
Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? Se non ti laverò, non avrai la gioia di far parte con me. Allora lava non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto un bagno non ha bisogno di lavarsi ancora. È interamente mondo. Voi siete mondi, ma non tutti. Non siete tutti mondi. Voi mi chiamate maestro e signore, e dite giusto, perché lo sono. Se dunque io, il maestro e signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi l'un l'altro. In verità vi dico, non c'è servo maggiore del suo padrone, né apostolo maggiore di chi l'ha inviato. Ora che sapete queste cose, sono dietro. Beati voi se le praticherete. Sii benedetto, Signore Dio nostro, che produci i frutti della terra. Sì, benedetto, sì, benedetto, sì, benedetto, sì, benedetto, sì, benedetto, Signore. Prendete questo vino e dividetelo fra voi. Da questo momento non berrò più del frutto della vite finché venga il regno di Dio. È per te, Pietro. Tieni, Filippo. Questo ti ci andrà. A te, fratello. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Sono forse io, Signore. Forse io. Io? Io allora? Colui che ha messo ogni giorno con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo, il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto. Ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui che non fosse mai nato. Sono forse io, maestro. Tu l'hai detto. Domanda chi è colui di cui parla come di un traditore. Signore, chi ti tradirà? È quello a cui porgerò un boccone in dito. Cosa deve fare Giuda? Dove va? Compra quanto è necessario per la festa. No, forse dà qualcosa ai poveri. Mm.
Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Prendete questo vino e dividetelo fra voi. Bevetene tutti. Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, sparso per molti in remissione dei peccati. Fate questo, quante volte ne beviate, in memoria di me. Perché quante volte mangerete questo pane e berrete questo calice, voi annunzierete la morte del Signore fino alla sua venuta definitiva. Figlioli, resto con voi ancora un po'. Vado dove ora voi non potete seguirmi. Vi do un precetto nuovo al mondo. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. E da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Signore, dove vai? Dove io vado? Voi per ora non potete venire, ma mi seguirete più tardi. Signore, perché non posso seguirti adesso? Ecco che Satana ha chiesto insistentemente di vagliarvi come il grano nel trivello. Tutti voi vi staccherete da me. Sta scritto, sarà percosso il pastore e andranno disperse le pecore del gregge. Anche se tutti si staccheranno da te, io non mi staccherò giammai. Signore, con te sono pronto ad andare anche in carcere, anche alla morte. Darei la mia vita per te. Darai la tua vita per me? In verità ti dico, Pietro, che tu oggi, questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato la seconda volta, 3 volte mi avrai rinnegato. Dovessi pur morire con te, io non ti rinnegherò mai. Nessuno ti rinnegherà. Mai, Signore. Quando vi ho mandati soli in Galilea, senza borsa né bisaccia né sandali, vi è mancato niente? Niente. Ma adesso, chi ha una borsa colma di danari la prenda, e così pure la bisaccia gonfia di vino. Non aspettatevi altro che odio dagli uomini. Chi non ha una spada per difendersi, venda il suo mantello e compri subito la spada. Perché vi dico, deve compiersi in me ciò che sta scritto. Il tempo che mi tocca volge a termine. Signore, ecco qui 2 spade. Basta così. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio e credete in me. Nella casa del Padre vi sono molte dimore. Io vado a prepararvi un posto. Poi tornerò di nuovo e vi prenderò con me. Io vado, ma voi conoscete la via. Signore, se non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo mio. Se aveste conosciuto me, conoscereste il Padre mio, ma d'ora innanzi lo conoscete e lo vedete. Signore, mostraci il Padre, ci basta. Da tanto tempo sono con voi e non hai conosciuto me, oh Filippo. Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre in me? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. E allora io pregherò il Padre per voi ed egli vi darà un altro difensore che il mondo non può ricevere, perché il mondo non lo vede né conosce. Non vi lascerò orfani.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio. Ed anch'io lo amerò e mi rivelerò a lui. Signore, come va che ti rivelavi a noi e non al mondo? Perché il mondo non mi ama. E il mondo perseguiterà anche voi. Ma io vi lascio la pace e vi do la mia pace. Il principe del mondo sta per venire e tuttavia non può nulla contro di me. Il Padre mi ha ordinato di andare ed io sono pronto. Alzatevi, partiamo di qui. Padre, perché mi abbandoni? Allontana da me. Sia fatta la tua volontà, non la mia. La tua volontà, Padre. Mandami una morte senza lei. Benedetto il martirio della carne e l'orrore delle tenebre. Dolce, più dolce la vita che nasce dalle tenebre. Si compia ciò che sta scritto e che nel segno della croce gli uomini si riconoscano fratelli. Maestro, saluto. Giuda d'Iscariot, con un bacio tu mi tradisci. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Sono io, non temete, non temete. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Eccomi, sono io. Legatelo, legatelo forte. Gesù! Gesù, lasciatelo! Lasciatelo! Lascia stare la spada, Pietro. Perché chi di spada ferisce, di spada muore. Lascia che io vera società di un'altra. Questo è l'ora delle cose. La potenza. Arrestatelo!
Bravo Giuda, ma mi ricordo la promessa. Non vi avevo detto che questa sera sarebbe stato vostro? Sì, è più che ne sarà grado. Due con me. Preghiamo, il Dio regni e si ammanti di gloria. Alleluia. Egli tiene saldo il mondo che non crolli, e saldo il trono tuo, Signore, sin dal principio. Di ogni tempo tu sei. Alleluia. Levano i fiumi il loro frastuono. Levano i fiumi il loro fragore, ma più che il frastuono di molte acque, più forte che i flutti del mare, più forte è il Signore di Abramo. Alleluia, alleluia, alleluia. Carmela, siamo qui nel nome del Signore di Israele. Renda il Dio saggio il nostro pensiero, chiare le nostre parole, illumini la nostra sentenza. Presto sarà qui e ci rinfranchi la sua presenza. È da troppo tempo che stiamo sopportando che Gesù, il figlio del falegname, parli alle turbe. Di essere il Messia! Gesù di Nazareth non può essere il Messia. Sta scritto che il Cristo sarà cinto di forza per stritolare i nemici del popolo di Israele e avrà ai suoi piedi i popoli pagani e sarà forte e possente. Beati coloro che vivranno in quei giorni per contemplare la felicità di Israele. E così il Nazareno è un falso profeta. Eppure lo seguono, lo acclamano. È opera di magia, una saluta sfida di vini che accetta di perdonare le offese, di abbracciare i nemici, non è tutto il fuoco. Ciò conferma che gli animi sono diversi, non più occhio per occhio, ma infertoso. È una dottrina più dannosa per il popolo in catene? Servi dei Romani condannati a pagare il tributo a Cesare, noi gli eredi di Davide, ci libereremo dei nemici perdonandoli. La legge dei padri è inclinata. In modo completamente diverso, più ampiamente, commisurata alla infinita grandezza di Dio. Tutte le genti costituiranno il suo regno, e non soltanto Israele. E sì, ma occorrerà scacciare i nemici affinché il regno di Dio si espanda per tutta la terra. Occorrerà chiamare i nemici, affratellare tutti i popoli, fare di tutta l'umanità una sola famiglia, con un solo padre e di tutti. Certo è scritto vincere i nemici, ma con l'amore, non con l'odio. Se così fosse, perché mai Dio spartì le acque del mare affinché il suo popolo rimanesse indenne? E le richiuse poi sui carri del faraone. È troppo grande Dio e poca cosa un solo popolo. Tutta la terra è sua, tutte le acque, tutte le ricchezze, tutti i gemiti e le sofferenze di tutti gli uomini. Egli guarisce di sabato, abbraccia i leprosi. L'ammalato bisogno del medico,
non di sangue. Sorgi, Dio dei nostri padri, e folgora i tuoi nemici! Che c'è, Anna? Il Galileo è stato arrestato. I miei soldati lo conducono qui. Benedetto sia il Signore di Israele in eterno! Egli ha disposto! Conto che il falso Messia sia condannato e non perisca tutta la nazione! Lode a te, Cristo! Lode a te! Noi lo abbiamo udito dire: distruggerò il tempio di Gerusalemme fatto dalla mano dell'uomo e io in 3 giorni lo ricostruirò. E sarà un tempio non fatto dalla mano dell'uomo. È vero? Non rispondi? E allora dimmi, sei tu il Cristo, figlio di Dio benedetto? Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? È contro la legge dei padri ed è reo di morte! A morte il Nazareno! Un momento! Io ve l'ho consegnato non per farlo morire! Io non volevo fargli del male! A morte no, no! Tu ci hai reso un servizio e noi ti abbiamo pagato! Ecco i denari! Prendeteli! Ve li rendo! Giuda, perché l'ha tradito? Non lo so! Sono pazzo! Mi ha fatto impazzire! A morte no, no! Ve lo chiedo in ginocchio, vedete? Uccidete me! Vai via, pazzo! Fermatevi! E noi ritiriamoci per consultarci! Vai via! Te lo dico io, sei un Galileo anche tu, no, amico di quello là. No, giuro. Invece sì, ho visto che lo seguivi di nascosto, come per spiare dove lo conduceva. Non mentire, sei uno di quelli e basta. Sono solo di passaggio, mi sono fermato qui un attimo per scantarlo. Ma lo giuro, io non conosco. Sì.
Il fato ha voluto che vi trovaste nel giro delle nostre L'Aquile. I legionari sono la forza di Roma. Quanto al senno, dovete ubbidire e tacere. Ubbidire sì, ma tacere mai. Noi giudei abbiamo una forza interiore tale da far rompere al culo lo spoglio di Romano. Essa ci viene dal nostro Dio, dalla saggezza dei nostri padri, dalle nostre leggi e dalla santità del nostro tempio. Tu non puoi legarci la lingua quando abbiamo necessità di risolvere le nostre cose nel rispetto delle leggi di Roma, le quali ci inchiniamo riverenti, per ucciderci piuttosto come te stesso hai fatto. Ti conosco, vecchia biscia, che vuoi da me? Quali sono le sue accuse? Se non fossi un malfattore, non te l'avremmo consegnato! Niente di male, riprendetelo e giudicatelo con le vostre leggi! Portatelo da Erode! Allora, sentiamo, che cosa ha fatto quest'uomo? Ha minacciato di distruggere il nostro tempio e gli ha offeso il Dio vivente! Basta! Basta! Lo giudicherò io questo fabbricante di miracoli. È così che si è conosciuto, no? L'uomo che può camminare sulle acque. Silenzio! Voi ridete di stregonerie che non capite. Ho anche sentito che guarisci gli ammalati. Io credo fermamente nel potere della magia. Ne sono convinto. Sì, lo so. Curi anche i lebbrosi. Mi hanno detto che fai anche questo. Non è da tutti, eh? Ma la modestia ti lega la lingua? Immagino un mago moderno. Un altro miracolo? Non schernite quest'uomo. Scusali. Non hanno fede loro. Nessuna fede nei presagi e nei miracoli. La resurrezione di Lazzaro. Quello sì che è stato un miracolo. Lazzaro era morto e giaceva nella sua tomba e adesso è vivo grazie a lui che lo ha resuscitato. Poi ho anche sentito parlare del grande miracolo di Cana, dove hai cambiato l'acqua in vino. Ecco, diciamo che questo è un genere di miracolo che la mia corte apprezzerebbe moltissimo. Portatemi dell'acqua. Cambiami quest'acqua in vino. Acqua! Acqua! Tu non hai alcun potere, Galileo! Oppure fai per gli umili quello che rifiuti al tuo re? Tu hai dimenticato che ha detto che lui è un re,
vuole essere re e noi ve lo accontenteremo. Portami un manto degno di questo monarca affinché tutti possano riconoscerlo. Resta! Inchinati! Inchinatevi tutti! È Sua Altezza Reale che è qui con noi! Giù il capo! La sua corona però deve venire da Roma. Riportatelo da Pilato! Via! Avete riportato qui quest'uomo? Erode non l'ha giudicato? Secondo la legge di Roma, Erode non può giudicare. Perciò, condannalo tu, Pilato. C'è un compilatore del popolo, un convertitore davvero, e ci tagliate! È stato dichiarato davanti a me che quest'uomo è colui che istiga il popolo a disubbidire alle nostre leggi. A me non risulta che in questa provincia ci siano stati dei disordini. Voi lo accusate di aver spinto il popolo a non pagare i tributi a Cesare. Eppure, su vostra stessa testimonianza, egli avrebbe detto: date a Cesare quello che è di Cesare e i tributi sono di Cesare. L'ho accusato inoltre di sollevare il popolo con i suoi sermoni, ma egli parla apertamente e davanti a tutti. Credete forse che gli occhi di Pilato siano così ciechi e le sue orecchie così sorde che un pericoloso cospiratore possa attrarre la vostra attenzione e sfuggire la mia? La vostra lealtà a Roma è commovente, ma io non trovo nessuna colpa in quest'uomo. E neppure Erode. Ha detto di essere il figlio di Dio! Figlio di quale Dio? Non certo romano! È vero che sei figlio di Dio e re dei giudei? Dunque, sei re. La verità. Che cos'è la verità? Da quanto ha dichiarato il prigioniero, non emergono estremi di condanna. Egli è innocente. Le vostre beghe religiose non mi interessano. Quindi riceverà una punizione
e sarà rimesso in libertà. Sia flagellato. Fate prendere Barabba. Sta cercando ancora di salvarlo e voi lo permettete? Portatemi qui Barabba. Qui è Barabba, bandito assai noto. Poco tempo fa ha ucciso un uomo in una rissa. E qui è il vostro re. Chi volete che liberi? Barabba? O Gesù chiamato il Cristo? Barabba! Barabba! A morte il Cristo! Portatemi dell'acqua. L'avete voluto e sia che il sangue di quest'uomo, se egli è giusto, ricada su di voi. Ricada su di noi! Ah.
Allora, noi abbiamo finito. I figuranti per favore almeno adesso sul palco. Vorrei che facessero un applauso a loro. Forza. Chiedo scusa per Cristo, ma non esce perché si è fatto veramente male. Io ringrazio tutti voi di essere rimasti qua fino alle 11:30, 12:15, a volte siamo andati anche oltre per tempo. Vi ringrazio di cuore per aver contribuito alla riuscita di questa manifestazione. Sinceramente non è stato molto facile organizzarlo, abbiamo avuto un mare di problemi, però li abbiamo risolti. Ci dispiace semplicemente che gli unici problemi che potevamo prevedere, che sono quelli tecnici, un po' dei microfoni, un po' delle musiche, sono stati un po' carenti, ma altrimenti io non sono Zeffirelli, qua dentro non abbiamo né Paul Newman né tantomeno qualcun altro di nome. Abbiamo soltanto delle persone molto molto valide e che hanno avuto voglia di mettersi in gioco. Questo per noi è stato qualcosa di più che un gioco, è stata una scommessa che abbiamo fatto contro noi stessi e un po' anche contro qualcuno. La mia assolutamente non vuole essere polemica. Voglio ringraziare tutte quelle persone di nuovo che hanno partecipato con la sottoscrizione alla raccolta dei fondi per fare la nostra piccola rappresentazione. Io credo che sia stato uno sforzo enorme da parte di tutti. Vedo con piacere che questi presenti, vedo almeno dei volti un po' sorridenti. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato tutto quello che abbiamo cercato, la parrocchia Immacolata Concezione di San Vito Chietino che ha patrocinato, anzi ha programmato questa manifestazione. Voglio ringraziare le persone care vicino a noi che ci hanno permesso queste sere, ci hanno supportato perché ci hanno sentito fare le prove a casa, ci hanno dovuto dare il permesso per uscire, e voglio ringraziare anche tutte quelle persone che ci hanno aiutato tra virgolette. Un grazie a Don Cassio che vedo lì vicino a Tolino, un grazie particolare a Nicolino Di Leandro che non vedo, ma state sicuri che sta dietro le quinte lavorando come un dannato, sta sicuramente smontando, e un grazie di nuovo a voi tutti. Vi auguro venerdì in stazione. Vi ricordo che venerdì durante la passione di nostro Signore Gesù Cristo ci sarà la presentazione delle nuove divise per i portatori. Illumineremo ancora il paese con delle fiaccole e i soldati saranno al seguito della processione. Vi auguro a tutti una buona pace e di cuore. Un attimo. Vi auguro a tutti una buona pace e soprattutto una buona Pasqua. Per l'estrazione la rinviamo a venerdì perché è già tardi. Anche vi dico, non so se vedo Carlo dietro. Carlo ci sta? Si è fatto veramente male. Voi che sono venuti di scuola, il sangue è nato, e vi giuro che il sangue è vero. Puoi venire avanti un attimo? Questo. Se tu ti vince lottare. Eccolo qua. La battuta più bella a Carlo gliel'ha fatto Nunziato. Mentre lo scendevamo dalla croce, gli ha detto: te la mandano, te me manchi giovedì. Grazie di nuovo a tutti e buona Pasqua. Volevo soltanto fare gli auguri io a tutte le persone che mi conoscono, quelli che mi conoscono, a tutta San Vito, e speriamo che nonostante gli inconvenienti la cosa sia stata abbastanza decente, insomma. Sarebbe venuta meglio se non avessimo avuto alcuni inconvenienti tecnici, comunque. Speriamo che sia andata bene lo stesso. Auguri di buona Pasqua a tutti e un abbraccio affettuoso.